Cari amiche e cari amici, benvenuti a una nuova puntata di Terza Età News. Nella puntata di oggi parleremo del primo meta ospedale in Italia. Cos'è e quali sono i suoi vantaggi? Parleremo inoltre del Ponte di Ognissanti e delle attività da fare in questi giorni. Iniziamo adesso la nostra puntata parlando del primo meta ospedale in Italia. Cos'è e quali sono i suoi vantaggi? Nasce a Cagliari il primo meta ospedale. Si tratta di una piattaforma che rivoluzionerà il modo di far visite, gestire i ticket o consultare referti medici. Grazie al metaverso diventano più fruibili i servizi offerti dalla sanità e dalla pubblica amministrazione in generale. Nel meta ospedale di Cagliari si accede tramite gli Oculus, ossia dei visori per la realtà virtuale. Ma basta uno smartphone o un computer per accedere ai servizi sanitari essenziali senza doversi recare fisicamente in ospedale. Un bel vantaggio, soprattutto per chi ha difficoltà a spostarsi o semplicemente vuole risparmiare tempo. Questo progetto è un'iniziativa dell'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. Rappresenta un approccio innovativo alla sanità, combinando il meglio della tecnologia digitale con l'assistenza medica tradizionale. Il meta ospedale non è solo uno strumento di comodità, permette di rispondere in modo efficace e rapido alle esigenze dei pazienti, avvicinando i servizi sanitari ai cittadini e garantendo una maggiore accessibilità, trasparenza e continuità alle cure. Il metaverso abbatte le distanze, rendendo presente ciò che è lontano. Non poteva mancare, spiega Fabrizio Meloni, dirigente comunicazione e relazioni esterne dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, un assistente digitale 3D dotata di intelligenza artificiale che interagisce con i pazienti 24 ore al giorno, garantendo la sicurezza dei dati. Cambiamo adesso argomento e parliamo del Ponte di Ognissanti e delle attività che si possono fare in questi giorni. Il Ponte dei Santi è il primo lungo ponte dell'autunno, un'occasione attesa da molti italiani per organizzare una fuga dalla routine e ritrovare le energie che servono per affrontare l'arrivo della stagione fredda. Questo momento di riflessione e riposo può diventare un'occasione preziosa per riscoprire il piacere di attività semplici e rigeneranti che aiutano a prendersi cura del corpo e della mente, soprattutto per chi è in pensione o si trova in una fase della vita in cui ha più tempo da dedicare a se stesso. Questa pausa autunnale invita a riscoprire il contatto con la natura, esplorare luoghi di interesse culturali o immergersi in momenti di quiete interiore. Ecco alcune delle attività semplici e rigeneranti da fare in questi giorni. Passeggiate autunnali. Camminare in parchi o sentieri naturali permette di mantenersi in movimento, ammirando i colori della stagione. Visite culturali. Scoprire musei o luoghi storici arricchisce la mente e stimola la memoria. Meditazione e riflessione. Dedicarsi a brevi momenti di meditazione, respirazione profonda o lettura aiuta a ritrovare la calma e la serenità. Attività fisiche leggere. Praticare esercizi dolci come stretching o tai chi aiuta a mantenere la flessibilità e la forma. Con questo è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento di Terza Età News, il format di informazione e approfondimento di terzaeta.com.